noi chiediamo l'intitolazione dei giardinetti, ma non questi dove siamo in questo momento, che sono intitolati a Norma Cossetto, ma come abbiamo anche indicato al sindaco e alla commissione toponomastica comunale, i giardinetti davanti all'URP. Questo per dire che noi non siamo o Norma Cossetto o le 240 vittime di guerra abruzzesi, noi siamo per Norma Cossetto e le 240 vittime abruzzesi, che fa tanta differenza. Questa è una proposta che noi stiamo cercando di fare, è un discorso che stiamo portando avanti già da un paio di anni, da quando abbiamo fatto uscire questo piccolo libricino che riguarda tutte le vittime della guerra nella provincia di Pescara, vittime inermi, cioè civili senza armi. Queste sono le vere vittime della guerra, noi crediamo, e credo che vada rispettata la loro memoria nel miglior modo possibile. Abbiamo presentato la richiesta, indirizzandola ovviamente al sindaco che guida la giunta e alla commissione toponomastica comunale, chiaramente poi indicando anche, come prevede il regolamento comunale, le fonti storiche da cui abbiamo preso e estrapolato tutti quanti questi dati, che sono imponenti. Quante sono queste donne? Sono 240. E vanno da un anno a 82-83, quindi sono tutte quante donne non politicizzate, ovviamente, sono le nostre nonne sostanzialmente, sono morte fondamentalmente perché o hanno prestato aiuto a chi ne aveva bisogno, senza nessuna ragione recondita, oppure si sono trovate al posto sbagliato al momento sbagliato, o molto più spesso perché hanno cercato di difendere le loro cose, la loro terra, la loro casa, i loro beni. Molte sono morte perché si sono opposte a far prendere le galline durante un periodo in cui da mangiare non ce n'era.